I lavori di rifacimento del corso principale di Catanzaro sarebbero stati controllati dalla 'Ndrangheta. La DDA indaga su 47 persone tra imprenditori, presunti affiliati alle cosche del Regino del Crotonese, dirigenti del comune e consulenti esterni. La prefettura di Cosenza chiama a raccolta province e sindaci del territorio per contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Un protocollo d'intesa siglato a 22 comuni per respingere l'assalto e la criminalità organizzata. Il procuratore della DDA di Reggio Calabria lancia un messaggio ai calabresi: bisogna prendere coscienza del fenomeno 'Ndrangheta. Ognuno, ammonisce, deve fare la sua parte, e non solo le forze dell'ordine e la magistratura. Il Banco Alimentare potrà continuare ad aiutare i poveri. La Regione recupera i soldi sottratti all'associazione di volontariato e pensa al varo di una legge che stabilizzi il servizio. Intanto nel 2010 i calabresi che si sono rivolti al Banco sono stati oltre 126.000. Vivono da 6 mesi presidiando il loro posto di lavoro. I 60 dipendenti della clinica Villa Ortensia di Cosenza denunciano l'abbandono e il silenzio. A nessuno interessa il nostro dramma. Le Ferrovie della Calabria stringono la cinghia e preparano licenziamenti e soppressioni per rientrare dai debiti. Pronto il nuovo piano industriale, che però i sindacati contestano. Domani 4 ore di sciopero. Quarantasette indagati, 29 dei quali coperti da omissis e 18 raggiunti da invito a comparire. L'inchiesta della DDA di Catanzaro su alcuni appalti del comune di Catanzaro e sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta ha subito un'accelerata e potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Tra gli indagati raggiunti da invito a comparire figurano imprenditori, presunti affiliati a cosche dell'Ndrangheta, del Crotonese e del Regino, dirigenti del comune, consulenti esterni dell'ente, un avvocato ed anche un viceprefetto. Pesanti le accuse ipotizzate a vario titolo nei loro confronti: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, falso, truffa, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio, corruzione, rivelazioni di segreti di ufficio, favoreggiamento. Uno stretto riserbo vige sui nomi coperti da omissis. Gli interrogatori cominceranno martedì prossimo davanti al PM Gerardo Domenigliani e saranno l'occasione per gli indagati di fornire le loro spiegazioni rispetto a quanto contestato dall'accusa. Le indagini condotte dalla Digos e Squadra Mobile sono state avviate nel 2006 e vertono sui lavori di rifacimento di Corso Mazzini, la principale via di Catanzaro, nei quali, secondo l'accusa, si sarebbero infiltrate la cosca Arena di Isola Caporizzuto e i mazzagatti Rustico Porimeni di Oppido Mamertina. L'obiettivo dell'associazione, secondo l'accusa, era acquisire il controllo delle attività economiche a Catanzaro e a Sime di Crichi, un centro vicino al capoluogo, e l'acquisizione delle forniture di beni e servizi negli appalti. Dalle indagini sarebbe emerso che nel corso dei lavori su Corso Mazzini, realizzati dalle imprese Lobello e Torchia, che secondo l'accusa erano referenti delle cosche, sarebbero state commesse una serie di irregolarità, in qualche modo sanate o non evidenziate da funzionari comunali e da tecnici esterni incaricati del collaudo. Per cominciare alcuni numeri, in Calabria dal 2000 al 2010 si sono registrate 200 intimidazioni in 123 diversi comuni, intimidito cioè un sindaco su 3, fonte Lega Autonomie. Nello stesso periodo circa 40 comuni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, condizionamento del voto, gestione diretta o indiretta di appalti e subappalti, questi i motivi. Si può agire a monte? La prefettura di Cosenza crede di sì e ha proposto agli enti locali la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. 22 per il momento i sindaci, oltre all'amministrazione provinciale, che ci hanno messo la firma. Nell'elenco compare il comune di Paola. In comune, per esempio, abbiamo fatto delle gare d'appalto molto importanti. Ecco, tentativi di infiltrazione? Che mi risulti no, però poi sanno le cose vere, le sanno ovviamente le forze dell'ordine e i magistrati. Cetraro, un protocollo con la prefettura l'ha siglato già nel 2008 per tenere lontana la mafia dai lavori di completamento del porto. Adesso è di nuovo presente. Ci sono stati tentativi di infiltrazione nel suo territorio? Grazie a Dio no. Però è bene, come dire, non abbassare mai la guardia, per cui insomma andiamo avanti e abbiamo accettato con grande soddisfazione questa proposta. Dal Tirreno allo Ionio la voglia di legalità è sempre la stessa. Rossano per certi versi è ancora esente da un fenomeno molto pressante, però le estorsioni, le infiltrazioni ci sono anche. Un percorso complesso quello intrapreso, ma vale la pena andare fino in fondo. Qui lo vogliamo fare ben consapevoli che avremo
da affrontare difficoltà non lievi, con l'abbassamento così notevole dei valori in virtù dei quali si rende obbligatoria attraverso il patto il ricorso alla certificazione antimafia, ai controlli di cantiere, l'inserimento di lavori sensibili per i quali noi prevediamo il rilascio della certificazione laddove la legge non la prevede, noi, io non so quanto, ma sicuramente raddoppieremo, triplicheremo il nostro lavoro nello specifico settore. Ma lo vogliamo leggere, dottoressa? Lo vogliamo leggere? No, gli articoli, solo l'articolato, solo l'articolato. Le stazioni appaltanti si impegnano a richiedere alla Prefettura di Cosenza le informazioni antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo, ovviamente 50.000 euro. È arrivato il momento di firmare. Dobbiamo fare in modo che l'andrangheta o comunque la malavita attraverso mille modi non si infiltri nel sistema degli appalti. In Campania, sì. In Campania. Come mai un piccolo comune come Campana si preoccupa di un protocollo del genere? Ma si preoccupa perché bisogna stare sempre comunque con gli occhi aperti e perché dove ci possono essere appalti di una certa entità, beh, il rischio può essere alto anche in un piccolo comune come Campana, che sembrerebbe non vivere di queste problematiche, però come si dice, prevenire è sempre meglio che curare. Sarà in Campana, diceva lei. Saremo in Campana, certo. Dove ci sono soldi per scuole, strade e opere pubbliche, c'è la 'ndrangheta che esercita le sue pressioni e tesse la sua fitta tela di rapporti per arrivare a mettere le mani sui finanziamenti. Si parte dai piccoli lavori autorizzati dagli enti locali, interventi da poche decine di migliaia di euro, per arrivare ai progetti milionari o miliardari che coinvolgono società nazionali e holding estere. C'è chi subisce e lotta, ma c'è anche chi si presta alla contaminazione mafia politica. Negli ultimi 15 anni le infiltrazioni nelle amministrazioni locali sono state tali da portare allo scioglimento di 46 consigli cittadini. Tra il 2000 e il 2010 le intimidazioni ai rappresentanti delle istituzioni sono state 871, lettere e messaggi di morte, autovetture date alle fiamme, danneggiamenti di beni personali e familiari, colpi d'arma da fuoco contro beni di proprietà pubblica o privata, incendi dolosi, attentati con ordigni esplosivi, aggressioni. La provincia più colpita in assoluto è Reggio, 247 attentati in 10 anni, seguono Catanzaro con 188, Vibo con 171, Cosenza con 154 e Crotone con 111. Sindaci e assessori, poi consiglieri comunali, candidati alle elezioni amministrative, politici regionali e nazionali e amministratori provinciali nell'ordine i bersagli delle intimidazioni. E il 2010 sarà ricordato come un anno da record, 114 gli attentati segnalati. La criminalità è molto interessata alle grandi opere. In 5 anni sono stati 223 gli atti intimidatori compiuti ai danni delle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Oggi lo scontro è sulle opere del quinto e del sesto macrolotto del progetto affidato all'ANAS, da Gioia Tauro a Scilla e da Scilla a Reggio Santa Caterina. 62 le imprese impegnate, 2.400 gli operai al lavoro per ridisegnare 49 chilometri di autostrada. Hanno subito minacce a mano armata, agguati a colpi di arma da fuoco contro i mezzi delle ditte, danneggiamenti di mezzi e macchinari, furti e incendi dolosi. Adesso nei cantieri ci sono videosorveglianze ed esercito, ma potrebbe non bastare. L'andrangheta si sconfiggerà solo se la si conosce, perché affonda le sue radici in una cultura da cancellare. Per questo si rinnovano gli incontri con gli studenti, organizzati nell'ambito del progetto Gerbera Gialla 2011, inserito in un protocollo d'intesa siglato tra il Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti e il Consiglio Regionale della Calabria. Questa volta è stato il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, ad incontrare gli studenti. Tutti devono fare la propria parte, ha detto Pignatone, e si può cominciare in un modo molto semplice. Prendendo coscienza dei problemi, mi pare il punto preliminare da cui poi partire. Queste manifestazioni con i giovani nelle scuole, oggi c'è un gran numero di ragazzi, aiuta intanto a cominciare, cioè a prendere coscienza del problema, del fatto che è un problema che riguarda tutti noi e non soltanto
magistratura e polizia o pochi altri, e che quindi tutti devono fare la loro parte. Questo incontro ha chiuso gli appuntamenti previsti per l'anno scolastico in corso. Adesso si guarda già alla manifestazione regionale della Gerbera Gialla, prevista per il 3 maggio. I soldi destinati al banco alimentare non c'erano, ma ci saranno, immediata la risposta dell'assessore Giacomo Mancini ai responsabili del banco alimentare. Stamattina l'incontro a Cosenza e l'impegno dell'esponente della giunta Scopelliti a risolvere il problema che mette in difficoltà l'associazione, nonché l'ulteriore disponibilità da parte della regione a dare stabilità alle risorse destinate al banco alimentare, istituendo un'apposita legge sull'esempio di regioni quali la Lombardia e la Sicilia. Un obiettivo che il Banco Alimentare insegue da 15 anni, ossia dalla sua istituzione. Speriamo sia la volta buona per l'associazione, che nel solo 2010 ha distribuito 5.000 tonnellate di generi alimentari e raggiunto 126.106 persone in Calabria, un esercito di poveri che altrimenti non avrebbe avuto da mangiare, un lavoro e della merce che ha un valore economico stimato in oltre 10 milioni di euro, un'attività che nessun altro ente svolge nella nostra regione. Il banco, che ha la sede regionale a Montalto ed è strutturato con sedi in tutte le province calabresi, ha dei costi vivi di gestione a cui riesce a far fronte grazie a dei contributi da parte della regione. Il caso denunciato ieri da Gianni Romeo, che è direttore regionale del banco, nel corso dei nostri TG, di 150.000 euro in bilancio regionale previsti per l'associazione e tolti. Nel pomeriggio la precisazione di Mancini: i soldi non erano stati programmati fino al confronto di oggi, che apre nuove prospettive di collaborazione istituzionale e garantisce agli ultimi, la cui voce non entrerà mai nelle stanze che contano, di avere almeno il necessario per vivere. I vigili del fuoco sono andati via, la tenda sul tetto di Villa Ortensia non si vede più oggi. I giorni delle proteste urlate sembrano passati, i dipendenti però sono ancora qui. Il presidio, in attesa di risposte, si è fatto silenzioso. La resa no, noi siamo sempre qua. Continuate? Certo, sì. Glielo posso chiedere quanti anni ha? 63. 63? Si è arrampicato fino a qua sopra? Sì. Quanti anni ha lavorato qui a Villa Ortensia? 22. 22 anni? Sì. Bel pezzo della sua vita. Certo, sì. Adesso? E adesso? In attesa della pensione ancora sono qua a lottare, principalmente per questi ragazzi che si cercava di far mantenere il posto di lavoro per loro. Io sono qua proprio per dare una mano a loro. 15 mesi senza stipendio, la struttura sanitaria convenzionata nel cuore di Cosenza contava 60 tra medici e infermieri. Da luglio senza lavoro e poi senza cassa integrazione. Loro, i dipendenti, la struttura non l'hanno lasciata. A turno si fa la guardia di giorno e di notte. Perché vuole dormire pure qui dentro e non torna a casa la sera? Lei dice: io ho 5 figli. Perché io non ho niente da dare da mangiare ai miei bambini. Stando qua almeno io non vedo. Non li vedi, io non mangio qua, loro non mangiano a casa, però almeno non vedo la loro sofferenza. Cerco di combattere per loro, stare qua mi sento più sicuro, come se dovesse succedere qualcosa di positivo, allora ti senti più tranquillo, a casa invece no. Il suo letto qual è? Il mio letto è quello. Dormo vicino a Maria Luisa perché ci teniamo la mano stretta la notte, ci diamo coraggio uno con l'altro. La soluzione sembrava vicina, con un nuovo acquirente, poi nulla, anche questa ipotesi è sfumata. Ho una situazione particolare, mia moglie lavora, almeno non si muore di fame. Io ho dovuto togliere, cioè, i vizi, se vizi li possiamo chiamare, no? Quello di guardare una partita in TV. Qualcuno stenda a comprare un pane, qua è della verità, perché è il monoreddito. Ora si attende almeno il fallimento per raggranellare un po' di arretrato e tornare finalmente a vivere. Sono laureata in infermiera, quindi... Quindi sei una delle pochissime, tra l'altro, in Calabria che ha anche il diploma di laurea. Sì, sì, triennale, sì. Potresti giocarti questa carta. Ma dove? Qui in Calabria assolutamente no. Per le cliniche private non c'è assolutamente nessuna possibilità, perché purtroppo adesso chiedono che un infermiere o qualsiasi operatore che deve andare a lavorare in una sanità privata richiedono 24 mesi di disoccupazione, che io ancora...
Non ho perché, ancora qui sono assunta. Qua siamo 60 relitti che ci aggiriamo in queste mura, cioè, sperando che qualcuno riesca a recepire questo nostro messaggio. Giornata campale quella di domani per il trasporto pubblico calabrese. Dalle 11.30 alle 15.30 si bloccheranno gli autobus e i treni delle Ferrovie della Calabria per lo sciopero indetto dai sindacati di categoria. Alla base della protesta l'ennesimo dietro fronte dell'azienda rispetto agli accordi siglati, la minaccia di licenziamenti collettivi, si parla di 140 unità, la soppressione delle linee ferroviarie a bassa frequentazione, la riduzione dei salari. Tutta colpa del deficit finanziario, dell'impossibilità di far fronte ai maggiori costi previsti per il 2011, pari a 8 milioni e mezzo di euro. Siamo alle solite, i manager chiamati a gestire l'azienda non sono stati in grado di risanare i conti, di varare un programma di rilancio ed ecco che, lamentano i sindacati, l'unica soluzione, quella più semplice, è scaricare tutto sui lavoratori e in questo caso anche sull'utenza che sarà penalizzata dalla soppressione di alcuni collegamenti. Da oltre 10 anni i vari presidenti che si sono alternati, nominati direttamente dal Ministero dei Trasporti in qualità di socio unico, poco o nulla hanno fatto per raggiungere l'obiettivo loro assegnato, riorganizzare l'azienda rendendola competitiva. Negli anni scorsi si è continuata ad assumere, sono state assorbite aziende di trasporto in difficoltà, sono stati sottoscritti accordi chiari sulle condizioni di lavoro. Oggi, all'improvviso, ci si rende conto che le Ferrovie della Calabria hanno un'elevata esposizione debitoria, che non sono in grado di far fronte alla gestione ordinaria e di partecipare alle gare in scadenza per l'affidamento dei servizi. Se non si poteva assumere, si chiedono i lavoratori, perché è stato fatto? Se non si poteva spendere, perché si è speso? Non si può pretendere di far pagare ai lavoratori le colpe dei vertici, i mancati controlli. Da qui la richiesta al Ministero e alla Regione Calabria, proprietaria dell'azienda, di attivarsi per un vero risanamento e per la copertura del deficit in modo da salvaguardare i posti di lavoro e i salari. Se non si troverà un'intesa, continuerà la protesta. Un paese strano, l'Italia. Si pagano fior di milioni a manager di aziende pubbliche, quando vanno via gli si riconoscono liquidazioni da capogiro e poco importa se le loro gestioni hanno provocato disastri e fallimenti. Tanto alla fine il conto viene presentato e pagato sempre e soltanto dai lavoratori e dalla collettività. Delle nostre spiagge ci si ricorda quando si avvicina la bella stagione e ci accorgiamo come sono ridotte. I litorali sono ingombri di detriti e rifiuti di ogni genere. Legno, ferro arrugginito, ma anche pneumatici, materiale plastico, bottiglie, segni evidenti delle mareggiate invernali e dell'incuria. Ecco come si presentano i nostri litorali. Una cartolina certo da non mostrare a villeggianti e vacanzieri che, si spera, sceglieranno le coste calabresi già per le prossime vacanze pasquali. Così la pulizia degli arenili diventa un imperativo categorico, demandato però, come spesso accade, all'opera dei volontari. È la solita storia, le casse comunali sono vuote e per liberare la battigia da tutto il materiale che la deturpa ci si affida alla sensibilità di associazioni e cittadini che si rimboccano le maniche per ripulire gli arenili. Ed eccoli al lavoro nella zona di Diamante, sul Tirreno Cosentino, l'iniziativa è del portale internet Gente del Sud, che in rete ha lanciato la proposta, raccolta da un discreto numero di volontari, giovani che, mostrando un grande senso civico, hanno lavorato sodo per rimuovere tutto il pattume presente sulla spiaggia. Ma molte altre zone costiere della Calabria, purtroppo, ancora oggi, sembrano discariche a cielo aperto. La centralità della persona umana, il corretto esercizio delle imprese e delle professioni, l'impegno per il progresso economico-sociale, la trasmissione dei valori dell'insegnamento della Chiesa, sono questi i principi ispiratori dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, che a Vibo Valenzi ha presentato il secondo rapporto nazionale dal titolo La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune, abitare l'impresa e la professione con sguardo di fede. Ben 853 pagine scritte per mostrare come dal punto di vista degli imprenditori
imprenditori sia possibile portare avanti un'impresa nel rispetto del lavoratore e con lo scopo dichiarato di promuovere la solidarietà. Durante l'incontro il presidente provinciale Michele Lico ha evidenziato la funzione dell'impresa per lo sviluppo della società. Un'impresa che non è da vedere più come forse una volta si faceva, con sospetto e quasi con ostilità, ma un'impresa che è la vera ricchezza, il vero valore aggiunto del territorio, un'impresa che sappia coniugare obiettivi di business con obiettivi sociali, sostenibilità ambientale, un'impresa che sappia, che abbia come riferimenti quei principi, quei rapporti legati alla dignità umana, al rispetto degli altri, a quel rapporto legato alla lealtà, trasparenza, correttezza e fiducia che si deve instaurare. Dolore, morte, disperazione, le immagini che vi riproponiamo mostrano una pagina triste della storia di Cosenza. Era il 12 aprile del 1943 quando i cacciabombardieri anglo-americani sganciarono il loro carico di morte sull'intera regione calabrese. Un attacco del tutto inaspettato che prese alla sprovvista tantissimi innocenti. Nonostante il suono delle sirene che annunciavano imminenti raid, nessuno poteva aspettarsi un epilogo simile. E così Cosenza subì 9 incursioni aeree che causarono in tutto 136 vittime. Donne, uomini, bambini caddero sotto i colpi dei bombardamenti. Si susseguono assordanti boati, le fiamme, il fumo, la polvere dei palazzi colpiti che crollano e le urla di dolore e di paura della gente. Per i sopravvissuti è solo la soglia iniziale di un inferno che avrà termine con l'autunno inoltrato dell'8 settembre 1943, quando la guerra per gli italiani finisce proprio qui in Calabria. A distanza di ben 68 anni, Cosenza non dimentica, anzi, commemora le vittime di quel dramma e oggi come allora la commozione prende il sopravvento per tante vite spezzate, per tanti innocenti rimasti vittima di un massacro e soprattutto per tanti sogni rimasti chiusi nel cassetto del tempo. Si è voluto tornare proprio nei luoghi della tragedia, presso la stazione delle Ferrovie della Calabria, l'Istituto Comprensivo Scolastico Fratelli Bandiera di Via Spirito Santo e sullo scalone antistante la chiesa di San Gaetano, dove si conserva la lapide che ricorda i nomi di tutte le vittime. Sono state deposte corone di fiori alla presenza delle autorità civili, insieme ai presidenti delle associazioni, Insieme per la Grande Cosenza e Giorgio La Pira. Stefano Vecchione e Romolo Cozza hanno organizzato le celebrazioni della ricorrenza, riservando un momento di riflessione sulle vicende che condussero alla formazione della democrazia e della Repubblica, anche grazie alla decisiva partecipazione al sacrificio dei calabresi. Una vetrina sul territorio montano, un concreto passo nel cammino della diffusione della conoscenza della Sila e della sua popolazione, è stato compiuto dall'Ente Parco Nazionale e dal Comune di Longobucco, che grazie alla collaborazione della Regione Calabria hanno dato vita al Museo dell'Artigianato Silano e della Difesa del Suolo. In questa prospettiva, l'Ecomuseo si configura quale vera e propria vetrina che mette in luce particolari caratteristiche dell'area dell'altopiano silano denominata Sila Greca, nel cui territorio ricade proprio Longobucco, ed evidenzia le criticità sulle quali attirare l'attenzione della popolazione al fine di favorire una più efficace politica di difesa dell'ambiente. L'allestimento museografico mette in risalto in particolare tutte le tematiche connesse all'artigianato silano e, al fine di introdurne le principali forme locali, la lavorazione dei tessuti, quella dei metalli e l'oreficeria, la lavorazione del legno e della pietra, indica alcune tappe della storia della Calabria, con un particolare riferimento proprio alla Sila Greca. Inoltre, il museo dedica un proprio spazio agli interventi di difesa del suolo realizzati dagli anni 50 in poi in quest'area della Sila, oltre che in tutta la Calabria, evidenziando come un uso corretto del suolo possa determinare importanti benefici ambientali e sviluppo locale sostenibile.